Ringrazio tutti loro per essere qua intervenuti, ringrazio Paolo Padda per le interessanti, importanti e degne di molta riflessione e osservazioni che qui ci ha fatto. Non si sente niente, cambiamo. Così si sente lo stesso. È aperto, ma funziona, si sente? No. Dicevo che ringrazio tutti gli intervenuti, ma in modo particolare ringrazio Paolo Padda per le considerazioni che ci ha sottoposto, che sono considerazioni estremamente importanti, considerazioni che impongono dei momenti di riflessione sicuramente decisivi per quella che sarà la sorte della città di Cagliari, alla quale tutti noi siamo così profondamente legati. Non intendo fare un lungo discorso, ma dirvi soltanto che oggi la città di Cagliari è diventata più ricca. Io ho avuto già l'occasione, grazie alla cortesia di Don Mario, di vedere avantieri il risultato di questi scavi. È una cosa veramente entusiasmante, voi avrete modo di vederli adesso, e vedere questi strati di epoche storiche che si sono via via sommati e sovrapposti gli uni agli altri danno veramente il senso di questa grande civiltà della quale Paolo Padda ha parlato soltanto adesso, soltanto pochi minuti fa. Veramente vedrete qualche cosa di importante, dalla strada romana alle opere del Medioevo e via via avanti, tutto quello che qui sotto esiste e che ancora può essere riscoperto. Dicevo, la città di Cagliari è diventata più ricca perché ogni volta che abbiamo la possibilità di riscoprire nuove vestigie del nostro passato, ogni volta che abbiamo la possibilità di offrire ai visitatori della nostra città e queste vestigia di tanto interesse, è un arricchimento sia sotto l'aspetto morale che anche, perché anche questo ha il suo rilievo, anche sotto l'aspetto economico, perché ho appena finito adesso di scrivere una lettera al vicepresidente del Consiglio Veltroni dicendogli che occorrono danari per fare la stagione lirica estiva all'anfiteatro, e gli dicevo che uno dei pochi beni che sono rimasti a questa nostra tormentata isola, devastata da tante cose, adesso non voglio più fare polemiche che sarebbero inutili, ma devastata principalmente da una disoccupazione galoppante, uno dei pochi beni che sono rimasti, dicevo, è il turismo, la possibilità di attrarre dei visitatori stranieri che diano vita e interesse a questa nostra città. Ecco perché queste scoperte hanno un aspetto che ci appaga e ci gratifica sotto l'aspetto morale, ma che ci danno anche la possibilità di sperare che da queste venga una rivitalizzazione di tutta la città e di tutto, il quartiere. Io credo che come sindaco debba dei ringraziamenti. Questo è un compito sempre difficilissimo, quello di fare i ringraziamenti, perché sempre si dimentica qualcuno e si offende qualcuno. Ho un elenco di nomi, non li leggo, perché veramente ho paura di fare torto a qualcuno. Anche perché non è detto che il dottor Santoni non me ne vorrà, che l'opera illuminata e scientifica del dottor Santoni non equivalga a quella dell'ultimo degli operai, che con tanto amore, con tanta passione, deve essere una cosa di un appagamento eccezionale, io l'invidio terribilmente andare lì e riuscire e vedere proprio che sotto le proprie mani quasi sorge questa nuova realtà, deve essere una cosa spettacolosa. Ecco perché
veramente dovrei ringraziare tanta gente, c'è un elenco folto, non lo leggo perché ho paura di dimenticare qualcuno, di fare torto a qualcuno, perché come dicevo veramente io credo che, come si disse per la cattedrale di Chartres quando fu distrutta e fu ricostruita da tanta gente che partecipò anche per poco, ma col solo disdegno di poter dire sono intervenuto anch'io per ricostruire la cattedrale di Chartres. E qui credo che tanti possano avere dentro il loro animo l'orgoglio di aver partecipato a questa opera importante, la vedete, è veramente importante, per cui mi astengo dal leggere tutti questi nomi, vi ringrazio tutti e veramente vedrete oggi qualche cosa che vi appagherà.